Ciao, bentornati e bentornate o benvenuti e benvenute sul canale di Box Addicted. In questo canale che è collegato a un gruppo Facebook che si chiama anch'esso Box Addicted, trattiamo di box in abbonamento o singole di tutti i tipi, quindi non solo di bellezza e di cibo, ma anche di libri, cartoleria e così via. Ed è proprio di una nuova box di libri che oggi vi voglio parlare, che è, come vedete, booktid.it. Questa box di libri, come potete poi andare a vedere nel loro sito che vi lascio nel box informativo, consiste in vari tipi di abbonamento e in particolar modo nella scelta di due soluzioni, cioè potete scegliere se ricevere un classico della letteratura oppure una nuova uscita. Quindi viene incontro anche a questa esigenza del lettore, che a me personalmente piace moltissimo perché io preferisco molto di più i classici rispetto alle nuove uscite. Non sempre, però magari in alcuni casi è possibile fare questa scelta. Inoltre, se per esempio voi avete già letto un libro e sapete che quello è il libro che uscirà, che vi verrà recapitato con Booktid, potrete tranquillamente modificare la vostra scelta. Quindi c'è anche la possibilità di non ricevere magari dei doppioni. Ma la box di Booktid non vi manderà, diciamo, non riceverete con questa box unicamente il libro. Come potete vedere, all'interno ci sono tanti prodotti che ora andiamo a vedere con questo esempio della box di ottobre. Per il quale, non esempio, per la quale box, ma in generale per questa box, abbiamo un codice sconto che io vi lascio nel box informativo e quindi con il quale potrete provare questa nuova tipologia di abbonamento, se volete appunto, per leggere un po' di più perché è importantissimo per quanto mi riguarda leggere. Allora, all'interno c'è quindi la descrizione del romanzo che c'è nella box, che si trova nella box. In questo caso c'è Persuasione, ora le andiamo a vedere insieme. Quindi mi hanno mandato un classico, come potete vedere. E poi c'è anche la descrizione dei prodotti all'interno, con anche un aiuto, insomma, per usare tutto questo. Già questa box vi dico che a me piace moltissimo perché mi piace molto la combinazione dei libri con degli oggetti o dei prodotti attinenti alla lettura, come in questo caso. Allora, prima di andare a vedere il contorno, vediamo che classico mi hanno mandato. E beh, una delle mie autrici preferite, della quale però Persuasione io non ho letto ancora. Persuasione, vi faccio, se non l'avete letto, vi dico che cosa c'è scritto all'interno del fogliettino, scritto tra il 1000, questo qui, tra il 1815 e il 1816, è un romanzo pubblicato postumo nel 1818, che è il romanzo più autobiografico intimo di Jane Austen. Non vi dico tutto perché altrimenti vi spoilerò il libro. Comunque, la protagonista è sempre una donna intelligente e colta, in questo caso Anne Elliot, eccetera, eccetera. E poi c'è tutta la protagonista maschile e il capitano Frederick Wentworth. Se avete visto, se non mi sbaglio, c'è stata anche una trasposizione di questo libro in film, se non dico una stupidaggine. Quindi, se l'avete visto, potete anche leggere il libro. È ambientato a Bath, una città dell'Inghilterra che è molto cara a Jane Austen, e trasporta il lettore in atmosfere di inizio 800. Quindi, cosa ci dicono gli amici di Booktid? Ci dicono: mettetevi comodi, preparatevi ad affrontare quello che sarà a tutti gli effetti un vero e proprio viaggio nel tempo, assaporando, mentre venite travolti dalle vicende dei protagonisti di Persuasione, il tè che non è mai mancato nelle ambientazioni di Jane Austen. Quindi vedete attinenza di quello che c'è nella box con il libro e nella vita privata della scrittrice, che era talmente appassionata di tè da costituire, per molte volte, da farlo costituire l'oggetto principale delle sue lettere a parenti e amici. Quindi, mentre leggete il libro, potete, che questo qui vi faccio vedere, l'edizione è della Feltrinelli, come vedete, Universale Economica. Questo è il libro Brand New, che sarà quindi la mia prossima lettura classica.
abbiamo, eccolo qua, il tè. Guardate che bello questo tè, tra l'altro, nella lattina, molto bello. Non conoscevo questa, questo marchio, nemmeno questa, tipologia di tè, che è il Brave New Air numero 711, come potete vedere anche voi, che è un tè organico con delicate note di ginepro, wow, e gelsomino, un Earl Grey che crea alcuni segni gin tonic, wow, con agrumi piccanti e note rinfrescanti di ginepro, un tè vivace che non ricade e ravvive l'eleganza e l'esotismo delle sue origini indiane, con il gelsomino appunto. Vi dice anche come prepararlo, ci sono le indicazioni, quindi due cucchiaini 250 ml per 250 ml, la temperatura deve essere di 90 gradi e la prima infusione deve essere di 3 minuti e la seconda di sempre di 3 minuti. Allora, aspettate, io lo voglio aprire, ve lo voglio fare vedere. Ah, e beh, è giustamente, è chiuso, vedete? Poi questa scatola, posso dirvi, la potete riciclare anche come portapenne. Io già ho visto il futuro della scatola della lattina. Poi ancora, cosa c'è all'interno? Wow, ci sono. Oh oh, allora, pomme d'amour si chiama. Sono dei biscotti morbidi, croccanti e deliziosi per il piacere di tutta la famiglia, fatti a mano in Francia. Quindi, ci sono questi biscottini che sono rosa, non so se si riesca a vedere, insieme al tè. E infine c'è un block notice, guardate che stupendità, non esiste questa parola, ho fatto un neologismo che mi dispiace usare perché è troppo bello, molto molto bello, Herbalunz, non so se lo vediate, ma è inclusa anche la matita. Ah, che bello, guardate, forse per scrivere sul block notice, ma per quanto mi riguarda per sottolineare le pagine, perché come diceva Umberto Eco, i libri dovete viverli, non dovete tenerli lì senza stropicciare la carta. Dicono gli amici di BookTid, noi di BookTid non crediamo che un libro sia uguale a tutti, come disse Marcel Proust, a noi caro, ogni lettore quando legge, legge se stesso. L'opera dello scrittore è soltanto uno strumento ottico offerto al lettore per permettergli di discernere quello che senza libro non avrebbe forse visto in se stesso. Che meraviglia! È per questo che ti invitiamo a utilizzare questo oggetto, quindi questo block notice, per annotare i tuoi pensieri e le tue emozioni e rendere così indelebile questa lettura e così facendo un po' di te stesso. E quanto romanticismo in questa bellissima box che io vi raccomando, vi ho fatto vedere che cosa contiene. Vi ricordo che potete naturalmente scegliere, vi ho detto, se non vi piacciono i classici, spero di no, però se non vi piacciono i classici e volete conoscere tantissimi libri nuovi, c'è anche la possibilità di scegliere appunto non il grande classico, ma nuovo, il libro magari uscito da poco. E cos'altro dire? Utilizzate il nostro codice sconto che vi dà uno sconto sostanzioso sulla box. Vi lascio tutti quanti i dettagli in descrizione. Io vi ringrazio, ringrazio gli amici di BookTid per questa box veramente meravigliosa, alla quale mi abbono sicuramente. E vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Non dimenticate di seguirci su tutti i nostri canali. Ciao!